questo profumo? Ci risiamo. È inutile che ti scaldi, tanto verrete comunque. Sei sempre la solita. Non sai perdere. E da quando sei diventata una tifosa? A te importa solo fare quel profumo, Andrea? Certo, te invece sei una fan accanita della squadra bianca, che guarda caso è proprio dove gioca il tuo Dario. Ragazzi, ragazzi, ehi, c'è qualcuno? Aiuto, aiutatemi, aiuto, aiuto! Carmella, sei tu? Sì, che è successo? Il terremoto ci ha buttati tutti giù per terra. Mariana, sei viva anche tu? Sì, questo fumo. Carmela, sono qui. Sono Marica. Oddio, che male. Francesca. Ho la gamba bloccata. Mi fa male. Andrea, sono qui. Non riesco a vedere nulla. Ragazzi, facciamo l'appello per capire se siamo tutti. Carmela. Eccomi. Francesca. Ci sono. Marica. Sì, sto bene. Mariangela. Sì, ci sono. Michele. Sto bene. Lorenzo. Sono qui. Alessandro. Eccomi. Vincenzo. Sono ancora vivo. Nicola. Eccomi. Dario. Sì, ci sono. Davide. Davide. Come può sentire e rispondere Davide senza dovuto? Ragazzi, dobbiamo cercare di allungare le mani per capire se qualcuno di noi è vicino a Davide. Non riesco a muovere il braccio destro. Lorenzo, mi senti? Ti sto toccando. Sì, ti sento. Bene, allora allunga solo il braccio sinistro e senti chi è vicino. Qualcuno di voi ha trovato Davide? Ma sarà vivo? Certo che è vivo, è solo che non sente. Ma quando è arrivata la scossa, Davide non era vicino a Dario? Chi si ricorda? Se Matteo non si buttava addosso, non stavamo in questa situazione. Adesso è colpa mia? Ha iniziato prima tu. Il fallo non c'era se guardavi meglio. C'era e come? Sei tu che non sai giocare. E poi non devi permetterti di offendere Davide, dicendogli sordomuto. E quello che è? Mica è un'offesa. La volete piantare tutte e due? È lui che ha cominciato. S'aprimo meglio gli occhi, adesso sapremo dove è Davide. Ragazzi, zitti! Francesca non respira bene. Mi sento. Ho bisogno dell'inalatore. Ho un sacco d'asma. Vorrei vedere.
Ferma signora, ferma, vi prego, lasciateci lavorare signora, vi prego. C'è mio figlio lì dentro, non può parlare, non può sentire. Sì signora, stiamo facendo il possibile, ma adesso venite con me, vi prego. Qualcuno che aiuti, lo sento, è qui. E qui lo sento, mia figlia è qui. Ma prego, venga via di qui, è pericoloso. Mia figlia è sotto quelle braccia. Signore, stiamo facendo di tutto per salvare sua figlia, ma venga via! Non posso, mia figlia ha bisogno di me. Prenda questi guanti e venga via. Ragazzi, venite via, è pericoloso lì. Maestra, ma si salveranno. Speriamo, Raffaele, speriamo. Andiamo. Mamma, i bambini stanno lì sotto. Mamma, i bambini stanno lì sotto. Ho paura. E cosa facciamo adesso? Dove l'aveva l'inalatore? L'ultima volta l'ha usato mentre stavamo sedute. E poi l'ha messo dentro la borsa. E come facciamo a trovare la borsa? Francesca, allunga le mani, cerca di sentire sul tuo fianco se la borsa. Non la trovo. Non la trovo. Aspettate, mi è venuta un'idea. Nella borsa c'è il suo profumo. Quella è la vaniglia. E cosa c'entra? Se proviamo a concentrarci sull'odore, riusciremo a capire dove è finita la borsa. Ma... La sento! La sento! È qui alla mia sinistra! Prova ad allungare la mano! Stupido! Sono io, mi stai stroccando i capelli! Eccolo! Stava sui tuoi capelli! Prendila! Ragazzi, possiamo trovare Davide. E come? I fasci di luce che entrano tra le macerie fanno delle ombre sui muri. Provate a muovere le mani. Allora ci siete? Sì! Ok, ognuno di noi deve chiamare Davide. E come si fa? Con il linguaggio dei sordomuti. E chi lo conosce il linguaggio dei sordomuti? Vi guiderò io. Prendete la mano e con il medio pigiate il pollice, formando una D. Dopo, con tutte e due le mani, schioccate il medio con il pollice per dire Davide, ci sei? Davide, ci sei? Davide, ci sei? L'ho trovato, sta rispondendo! E cosa dice? Non lo so, sta usando dei gesti diversi da quelli nostri! Eccolo, lo vedo anch'io! Dice che sta bene e chiede se siamo tutti vivi. Gli sto rispondendo che siamo tutti sani e salvi. Michele, digli che mi dispiace e che gli chiedo scusa. E scusami anche tu. Dice che le scuse sono state accettate e che ci vuole tutto bene. Perfetto, adesso ci siamo proprio tutti. Riesco a vedere qualcosa! Sono qui sotto! Siamo tutti salvi! Siamo tutti salvi! Siamo tutti salvi! Siamo tutti! Siamo tutti! Siamo tutti salvi! Siamo tutti salvi! Siamo tutti salvi! State tutti bene? Siete tutti? Ragazzi, silenzio! Se urliamo tutti non capiremo mai quello che hanno da dirci! Ci siete? Sì, siamo tutti e siamo sani e salvi. Bene,
stiamo venendo a liberarvi. Spesso ci mette davanti a delle prove molto forti, dove l'uomo è provato fino in fondo, ma l'uomo attraverso la sua intelligenza, ma soprattutto con l'aiuto di Dio, riesce a mettersi sempre in piedi, anche quando c'è un terremoto. E oggi siamo qui riuniti per far memoria di questo atto di coraggio, di questi piccoli eroi che sono riusciti a liberarsi da questa violenza della natura e ci hanno dato un forte insegnamento. Ci hanno insegnato che l'amicizia vale, ci hanno insegnato che il coraggio vale, ci hanno insegnato che il rispetto vicendevole vale, ci hanno insegnato soprattutto che quando l'uomo vuole si mette in contatto con le forze più forti della natura, con Dio stesso, e può rialzarsi, può ricominciare il suo cammino. E noi siamo qui proprio per dare testimonianza a questi nostri piccoli eroi che hanno dato un insegnamento forte non solo a noi ma anche al mondo. I'm gonna let it shine.